La violenza giovanile e adolescenziale, la violenza dei fanciulli, avanza. È un fiume in piena. Ci si chiede perché il bullismo scolastico, il bullismo sociale, il bullismo tecnologico, insomma i bullismi avanzano in una cavalcata in buona sostanza inarrestabile. Di chi è la responsabilità? Sono i giovani d'oggi, i cosiddetti nativi digitali, quelli che sono nati e vivono immersi nelle tecnologie, che sono peggiori dei ragazzi, dei coetanei degli anni 70, 80 e anche 90? Oppure c'è qualcosa? È magari colpa della società che è brutta, sporca e cattiva rispetto a una volta? Oppure c'è qualcosa in famiglia che non funziona? Ecco, probabilmente la verità sta in quest'ultima, diciamo, affermazione. Il figlio è lo specchio dei genitori. Se un ragazzo si comporta in un certo modo o in un altro, la colpa, la responsabilità o i meriti, se vogliamo, appartengono sempre e comunque, nell'80% dei casi, lo dicono gli esperti del mondo dell'educazione, ai genitori, a mamma e papà. Dunque, l'aumento dei bullismi è una precisa responsabilità dei genitori di oggi, quelli che io nella mia ultima pubblicazione definisco belli senza anima. Cosa vuol dire? Belli perché sono sempre curatissimi, elegantissimi, vestono in modo giovanile, insomma si curano, e questo, detto così, non potrebbe essere un fattore negativo. Ciò che invece è negativo, altamente negativo, è altro: il senza anima. Senza anima vuol dire non corrispondere ai figli i principi e i valori che un tempo i nostri padri custodivano gelosamente nella loro anima e ci tramandavano quello che loro avevano imparato, quelli che erano i principi, diciamo, fondamentali: il principio di responsabilità, il principio di giustizia che competevano al ruolo del padre, il codice materno, l'educazione alla affettività e ai sentimenti che competeva e compete alle mamme. Ecco, oggi i genitori, non riuscendo a rapportarsi, non riuscendo a comprendere i nativi digitali, poi magari spiegherò perché, vanno verso l'abbandono educativo oppure si pongono in maniera simmetrica, alla pari, con i ragazzi, cioè fanno gli amiconi dei figli. E questo è un errore gravissimo. Primo, perché i ragazzi non hanno bisogno assolutamente di amici, perché gli amici ce li hanno già e sono i coetanei. I ragazzi hanno di bisogno di genitori, di punti fermi, di esempi autorevoli, decisi, rispetto appunto ai genitori. E invece no, non succede questo. Ecco che allora i ragazzi assumono dei comportamenti che copiano, che vedono fare, diciamo, ai coetanei, oppure che vedono in televisione, oppure che vedono nei social, influencer e tutto il resto. Ecco quello che occorre fare. Per fermare i bullismi bisogna che i genitori riprendano ad essere veri genitori.